Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video e di questo video vi farò vedere come battere la demo di PT. PT è un gioco horror, una demo uscita su PlayStation 4 ultimamente e a quanto pare ha riscontrato molto successo in quanto è davvero pauroso. Se voi vi mettete da soli in una stanza e giocate a PT la prima volta, direi che, almeno per me, è davvero pauroso. Comunque, io ho finito la demo e vorrei aiutare anche voi a finire la storia tra virgolette, insomma, a finire la demo in modo da sbloccare la scena finale in cui si sa che cosa è in realtà il gioco, quindi il gioco, quello che dovrà uscire, che non si sa se si chiamerà PT, e comunque anche altri easter egg che poi vedremo assieme. Quindi, per farlo però bisognerà ingegnarsi, bisogna ingegnarsi davvero tanto in questo gioco perché poi la paura fa un brutto scherzo, quindi già per colpa della paura non si riesce molto a continuare in alcuni casi. Comunque il gioco è dotato anche di un sistema di salvataggio, quindi nonostante sia una demo, quindi anche se quel giorno non riuscite proprio ad andare avanti perché avete paura o qualsiasi altra cosa, potete riniziare più o meno dal punto in cui avete finito. Comunque, a questo punto direi di iniziare. Allora, ci si presenta naturalmente, se non avete mai giocato, comunque ci si presenta il corridoio principale. E svoltando a destra si arriva alla porta in fondo, che è quella che ci farà accedere diciamo, al corridoio. Dopo, quindi la prima volta passate lisci, non succede niente. Voi passate, se volete esplorate un po' quel posto, ma c'è poco da esplorare ed andate dritti. La seconda volta invece la porta sarà chiusa, come anche tutte le altre volte. Quindi ciò che dovete fare voi è semplicemente aspettare. Qua dovete aspettare perché in realtà dovreste prendere paura con la botta. La porta che subisce delle botte, insomma. C'è qualcuno che dà i colpi alla porta, però una volta che è finito ciò, quindi aspettate 2 minuti. Vediamo. Una cosa comunque che vi consiglio di fare per sbloccarlo è ad andare a guardare un secondo il telefono, scusate, il telefono, l'orologio e tornare lì dalla porta dovrebbe essersi aperta, infatti, eccola qua. Bene, questa guida l'ho fatta completando il gioco, la demo, nel più breve tempo possibile, quindi se voi seguite la mia guida in 25 minuti con tutte le scene riuscite a finire il gioco, invece senza probabilmente è molto molto di più in quanto dovete ingegnarvi soprattutto alla fine, soprattutto il finale perché sembra diverso per ognuno, in realtà non lo è, vi spiegherò il perché. Accediamo poi alla porta successiva dopo essere andati lisci anche per la terza e qui la porta sarà aperta fino a che non ci avvicineremo e la porta si chiuderà. Cosa dovete fare? Dovete andare verso la porta e toccarla e vi si aprirà la porta del bagno. Oppure aspettate, però sicuramente così è più veloce. Usciranno gli scarafaggi. Premete R3, gli scarafaggi, premete R3 nella fessura e comparirà il mostro e vi apriranno la porta. Accedete al corridoio successivo. Dovete notare ogni volta l'icona di salvataggio in basso a destra, ogni volta che entrate nella porta. Perché se è così significa che avete fatto giusto. Se invece non lo vedete è perché state continuando ad andare dalla stessa parte e state sbagliando e dovete fare qualcosa all'interno della mappa. Comunque, avete visto, è comparso il mostro, voi passate davanti tranquilli, tanto ci sono gli scarafaggi, non c'è il mostro che vi uccide. E quindi passate dritti e accedete alla porta successiva. Adesso si aprirà la porta del bagno, voi prendete la luce, accendete. Fa tutto da solo, insomma. E dovrete attendere. Questa è la parte che varia in base al giocatore.
A volte è successo che dopo un minuto e mezzo si aprisse la porta immediatamente. A volte invece, come in questo caso, è successo che ho dovuto aspettare molto più di 5 minuti, da 5 a 10 minuti, insomma. Comunque, voi dovrete premere R3 sul bambino e una musichetta che tra poco sentirete comparirà. Comunque potete anche aspettare semplicemente che dovrebbe succedere tutto. Poi dipende dai casi, insomma. Comunque, adesso cadono gli scarafaggi dal tetto e mi spaventano ogni volta, ok. Ok. Allora. Aspettate ancora. Diamo lì del bambino, premo R3. Per zoomare, sentite la musichetta che è partita immediatamente, il bambino inizia a piangere. Bambino, insomma, più che bambino è uno storpio. Ok, una volta, durante il pianto del bambino, la porta, come vedete, qualcuno cercherà di entrare, ma non ci riesce. Attendete che la musica sarà finita e poi dopo un po' si aprirà la porta. Ok, adesso la musica è finita, dobbiamo solo aspettare alcuni minuti, alcuni secondi, potete guardarvi anche in giro, potete fare qualunque cosa all'interno del bagno, anche se c'è ben poco da fare. Finché... Io ho provato a dare alcuni colpi alla porta, perché si può anche sbattere, e sorprendentemente si è aperta. Però non so, probabilmente è solo da aspettare. Allora, dovete andare vicino alla porta, è socchiusa, ma appena vi avvicinerete si aprirà del tutto e potete passare alla prossima stanza. Ok, salvataggio. Adesso risentiremo la radio. E la luce si sarà accesa. Adesso vi dirà non toccate la radio, abbiamo appena cominciato. Voi se volete andateci vicino, premete X, fate quel che volete, non fidarti dell'acqua del rubinetto e poi potrete... Ecco, adesso che con respiro, vabbè, comunque potrete passare alla stanza successiva. Qui, di nuovo il salvataggio. La porta invece sarà chiusa. Vi giuro, non so perché, ma quella voce che fa non toccare la radio, abbiamo solo appena cominciato, è la cosa che mi terrorizza di più nel gioco. Non lo so perché, ma è così. Comunque, adesso io sto aspettando alcuni secondi perché doveva comparire questa donna che non dovrete cercare né di scappare né di correre via, anche perché sarebbe impossibile, e neanche preoccuparvi perché è normale. Lei dovrà catturarvi, non è colpa vostra e non vi ucciderà, non dovete ricominciare il gioco nonostante sembri sia così. Però vi dico una cosa. Aspettate che compaia. Ecco, quando siete qui della porta, per vedere se avete veramente ricominciato il gioco, dovete vedere se
se passa uno scarafaggio da sinistra verso destra. Perché se passa lo scarafaggio, allora voi avete resettato tutto il gioco e ciò avviene o se avete appena installato la demo oppure se avete finito il gioco. E se no, non vedrete lo scarafaggio, quindi non preoccupatevi che state andando giusti. Ora, io stavo perdendo tempo, però in realtà non mi ricordavo che cosa dovevo fare. Quindi, passato alla stanza successiva, anche qui ha salvato. Ed ora dovete dirigervi lì della radio. Ok, come vedete stavo perdendo tempo. Ma in realtà ciò che dovete fare è dirigervi verso la foto e premere X, come c'è scritto nella foto. Vedete X? E l'occhio, diciamo, verrà un buco al posto dell'occhio perché lui ha, in pratica nella storia, lui ha sparato a questa qui. Quindi, entrate nella stanza successiva, sentite il bambino piangere, dirigetevi verso la porta d'ingresso e cadrà una finestra. Semplicemente andate verso la prossima porta ed apritela. Salvataggio. Ora ciò che dovete fare, anzi ciò che sentirete, è un movimento di questo tipo e vedrete la luce rossa. Sarà sopra di voi il frigo. Però la porta sarà aperta, quindi passate dritti. Ora sarà tutto rosso e sentirete il bambino piangere.